Buonasera, benvenuti a questo appuntamento valido per il massimo campionato nazionale di pallamano. In campo stanno scendendo Junior Fasano e Siena. Hanno già salutato il pubblico le due compagini con uno striscione che avete visto inquadrato di dedica da parte dei tifosi della Junior Fasano agli ex dell'incontro, nello specifico Guido Riccobelli, Vito Fovio e Demis Radovcic, che tante emozioni hanno portato al pubblico fasanese nelle stagioni gloriose degli ultimi anni che hanno visto la Junior vincere tre scudetti, tre Coppa Italia e una Supercoppa italiana. Sta per iniziare il match con la Junior che ha il primo pallone dell'incontro tra le mani. Junior che scende in campo con Pavani e Palmisani, due portieri, Colella, Angiolini, Bargelli, Angeloni, Bearevic, Enrico, Knesevic, Notarangelo, Grassi, Pignatelli, Pugliese, Leonardo, De Santis, Paolo De Santis e capitano Flavio Messina, allenatore Francesco Ancona. Ma i primi sette messi in campo da Francesco Ancona sono Pavani tra i pali, Pignatelli alla sinistra, Filippo Angiolini terzino sinistro, Marco Knezevic centrale, Davide Pugliese terzino destro, Davide Notarangelo alla destra, pivot il giovanissimo Gianluca Grassi. Risponde il Siena con mentre c'è il primo tentativo di Angiolini al lato. Risponde il Siena con Vito Faio, Guido Riccobelli. Krasnik, Casa, Demis Radovicic, Manuel Amato, pivot Edoardo Borgianni, alla destra Umberto Bronzo. Completano lo schieramento Alessandro Leban tre pali, poi Edoardo Dalmedico, Vincenzo Alessandro Florio, Filippo Pasini, Francesco Vemigli, Amin Yusefine Zad, che abbiamo visto attivo in fase difensiva, allenatore Boris Lisicia. Tanto Pavani nega la generalità a Radovcic. Quando siamo qui al primo minuto di gioco, Paolo De Santis, che è entrato in fase difensiva al posto di Gianluca Grassi, ora si ritrova come primo in attacco, mentre Knesevic prova a sorprendere con un tiro da sotto Vito Fovio. Posizione difensiva, ma non ci riesce. Posizione difensiva anche Teo Messina come centravanti. Pavani intanto nega la rete a Yusefine Zad. Quindi dopo quasi due minuti di gioco 0-0 con i portieri sugli scudi. Quindi doppio cambio attacco difesa per la Junior con Marco Pignatelli e Gianluca Grassi che in attacco prendono il posto di Paolo De Santis e capitano Flavio Messina, entrambi reduci da dei problemi fisici. Notarangelo, Angiolini, Grassi richiede il pallone, Grassi batte Fovio e c'è l'1-0 con Gianluca Grassi. Tanto Pugliese strappa un pallone dalle mani di Radovcic, palla Flavio Messina, attacco, prima finta, seconda finta, c'è la rete, Flavio Messina batte Vito Fovio, già invisibile il pubblico della Junior. Junior che quindi conduce per 2-0 dopo 2 minuti e 40 secondi all'inizio dell'incontro. Dicevamo, appena rientrati da un infortunio Flavio Messina e Paolo De Santis, anche se Flavio Messina praticamente non ha saltato alcun match. C'è un fallo di Pugliese su Casa, mentre Bearevic, dopo la fugace presenza a Siena in Coppa Italia lo scorso weekend, attenzione, passivo segnalato intanto con problemi per Amato. Il pallone ha detto Borgianni, Riccobelli, Paolo De Santis ruba palla, Angiolini si invola in ripartenza veloce, Angiolini contro Fovio, li nega la rete Fovio. È occasione ghiotta per Angiolini, ma Vito Fovio lo conosciamo benissimo, dice no. Intanto Flavio Messina strappa ancora una volta un pallone dalle mani di Borgianni. Però c'è il gioco falloso segnalato dai due direttori di gara, che sono Angelo Castagnino e Sebastiano Manuele. Guido Riccobelli,
fa tutto da solo. Pavani tocca il pallone e c'è la rimessa laterale, con in realtà aveva toccato il portiere, ed è clamorosa ancora una volta la decisione dei due arbitri, perché dopo la parata di Pavani è stato l'arbitro a tenere in gioco il pallone, quel pallone che poi è finito in rimessa laterale, ed è folle questa scelta da parte dei due arbitri. C'è già il giallo. Intanto Mirko Belli, il 7 per successivo, si fa neutralizzare da Pavani, che tocca con il pallone che poi si stappa sul palo. Quindi permane imbattuta la porta di Pavani in questi primi 5 minuti dell'incontro, che vedo una Junior fortemente motivata a tornare al successo che manca da oltre un mese. Knežević, Notarangelo, Angiolini, Notarangelo, Knežević, Angiolini, Knežević, ottimo il pallone per Grassi, che è arrivato anche in rete, ma prima c'è stata la segnalazione del fallo fischiato da, commesso da Amato sullo stesso Grassi. Knežević, Notarangelo, Knežević finge il tiro, poi riparte da dietro, serve Angiolini, Angiolini incrocia Angiolini e c'è il 3-0 Junior Fasano, spiazza Vito Fovio. Ottima la partenza della Junior Fasano in questo incontro. Ricco Belli, casa, Ricco Belli, Amato scambia ancora, Amato con casa, Ricco Belli, casa, Borgianni, Ricco Belli, Amato, casa, azione prolungata del Siena, rischio passivo, la palla che arriva a Bronzo che però può solo ripartire dietro, casa, c'è il passivo, ha alzato il braccio, la traversa colpita da Amato, Angiolini, Knežević, Flavio Messina, si era involato, ripartenza veloce, ma questa volta previsce la lettera della Junior, Knežević, Notarangelo, Pugliese, Knežević, Angiolini, Pignatelli, Angiolini, Knežević, mentre il tecnico Boris Lisic ha qualcosa da dire in panca d'Amato. Angiolini trova il muro, ma c'è anche, diciamo, l'invasione, tanto casa con Pignatelli e con la virgola batte Vito Fovio, battuta a sorpresa, la ripartenza della Junior Fasano. Enrico Belli, Amato, casa, Ricco Belli finge due volte dietro la schiena per casa, la palla finisce fuori e ancora uno che può accelerare, palla De Santis, serve Knežević, fa tutta la sua, però gli ruba la palla Amato, forse in maniera regolare, però non dello stesso avviso i due arbitri. Un incubo finora all'inizio del Siena, dopo 8 minuti di incontro sotto di 4 reti. Sono tanti nella palla a mano, 8 minuti senza segnare. Speriamo per la Junior che continui così. Knežević, Notarangelo, Knežević, Angiolini. Fa tutto da solo, viene fermato da Yusifine Zad. Grazie. Knežević, Angiolini, Notarangelo, Knežević, ora rischia la Junior il passivo, e così braccio alzato, Angiolini finge, poi penetra, viene fermato ancora una volta dal duo casa Yusefine Zad, deve andare al tiro la Junior urgentemente, Knežević trova lui, ricrocia le pari, lasciate il tocco di Fovio e c'è il 5-0 Junior.
dopo 9 minuti, Junior 5, Siena 0. Riccobelli, Amato, Casa, non trova la porta, Casa, però poi Pavani sbaglia la ripartenza cercando lungo Pugliese. Ora Casa contro Pavani, traversa di Casa, poi Bronzo viene fermato fallosamente. D'Angiolini, anche sfortunato il Siena che ha colto il Sirenio. Ora Bronzo sblocca lo score per il Siena e siamo sul 5-1, quindi dopo 9 minuti e 40 secondi si riparte dal 5-1 Junior col Siena che ha trovato la prima rete di serata. Knezevic, Angiolini, Pignatelli, Knezevic a spazio, entra da solo, subisce fallo da Yusuf Nezad. 9 metri ancora per la Junior, Grassi li mette in gioco con l'invito a rispettare la distanza. Knezevic, doppio pivot, Notarangelo insieme a Grassi sulla linea dei 6 metri. Knezevic riesce a servire, non riesce a servire Grassi con Riccobelli che ha trattenuto lo stesso Grassi, c'è il giallo anche per Riccobelli, mentre in precedenza è stato ammonito Amato. Knezevic, Pugliese, ancora Knezevic, riesce a servire Grassi, subisce a farlo da Riccobelli, che questa volta Grassi aveva agguantato il pallone però non riusciva, non poteva riuscire a girarsi. Notarangelo, Angiolini, Angiolini, ottima palla per Grassi che fa tutto da solo ultimamente, resiste alla carica di Borgiani, subisce ancora un fallo, terzo consecutivo. Angiolini trova il muro di Casa, rimessa dall'angolo per la Junior con Pugliese che serve di Angiolini, braccio alzato del passivo. Angiolini trova questa volta la reazione di Vitofoglio che ci mette il braccio sinistro, poi riparte il Siena senza però velocità. Youssefi, esce dal campo, solito cambio attacco difesa con Amato, però è Casa che riceve il pallone. Riccobelli, Casa, Riccobelli, Amato, Amato avrebbe anche lo spazio per tirare, poi c'è l'errore, c'è il braccio alzato del passivo. Casa prova a penetrare, subisce il fallo. Riccobelli, Casa, Angiolini ottimo nel fermare Amato nella circostanza. 9 metri, braccio alzato del passivo, Riccobelli può andare a tirare lui. Angiolini ancora una volta efficace in fase difensiva. E ora Notarangelo giustamente ammonito per non aver rispettato la distanza seguendo. E ora si annulla anche la segnalazione di passivo ovviamente dopo il giallo, tutto da rifare per la difesa della Junior con un attacco completo. Il Siena quando scocca il tredicesimo, Bronzo contro Pavani e Bronzo è l'unico finora ad essere riuscito a bucare le mani di Pavani. 5-2, mini break Siena. Knezevic, Notarangelo, Grassi entra in campo. Knezevic, Notarangelo, Angiolini, ma tutto da solo, trova una grande rete resistendo sia a Casa sia a Yusuf Nezad, prendendo gli applausi del pubblico. Pro De Santis ammonito ora per questo fallo su Riccobelli. 6-2 Junior. Casa, Amato, Riccobelli, Casa, ruba palla Angiolini, poi finisce in laterale, ottimo però l'approccio difensivo di Pippo Angiolini in questo match. Casa, Riccobelli, passivo nuovamente segnalato da due arbitri. Casa,
non trova la porta, trova però il palo. Terzo legno di serata per casa, questa volta però legno esterno. Knežević, Notarangelo, scambiano nuovamente i due. Pugliese, Angiolini, Knežević, ancora Notarangelo, Grassi, Knežević, Notarangelo, non entra il pallone. Palla di fuori, poi c'è il palo, poi Radovčić contro Pavani, trova la rete, fortunato questa volta Vito Fovio. Knežević, Angiolini, Pignatelli, Knežević, Angiolini, Pugliese, trova il muro ed è rimessa Junior, Pignatelli, Angiolini, Knežević, quando ha scoccato il quarto d'ora, 6-3 Junior, Pugliese, Angiolini, traversa di Angiolini, Grassi recupera il pallone, entra in e c'è il 7 metri, salta entrando in area nell'elevazione, Ricco Belli lo trattiene, rischia anche l'esclusione temporanea. Bravissimo Gianluca Grassi, giovanissimo ma un'autentica perla del settore giovanile della Junior, ed è Knežević che andrà a sfidare Fovio in questo primo 7 metri a favore della Junior dell'incontro. Knežević contro Vito Fovio. Finta, rete di Knežević, 7-3 Junior, 16 minuti di gioco. Bronzo, Ricco Belli, Josef Inesad che rimane in attacco al posto di Amato in questa circostanza, al posto di casa, scusate, Amato è al suo posto come terzino sinistro. Amato, Josef Inesad, Pavani tocca il pallone sul tiro di Josef Inesad che era stato fortunato nel controllo, aveva perso, poi si addormenta un po' la difesa da Junior con Amato, servito sulla rimessa da Bronzo che dalla linea dei 6 metri trova un facile gol, 7-4 Junior. Angiolini, Pignatelli, Knežević chiama uno schema al compagno Pippo Angiolini, Notarangelo, ancora Knežević, ancora Angiolini, Notarangelo, Knežević, Grassi, Angiolini, parata di Fovio sul tiro di Angiolini, un po' forzato ma c'è la rimessa laterale, ancora possesso palla Junior, Notarangelo, Angiolini, Knežević, Angiolini, Knežević, Angiolini, ottima la finta, palla poi per Grassi che non si avvede, non si può vedere il pallone tra due uomini e c'è però il fallo subito da Angiolini, 9 metri già battuto, Knežević, palla della schiena per Pignatelli che entra praticamente da posizione centrale ma Vito Fovio resta in piedi e nega la gioia della rete al suo ex compagno di squadra, poi Ricco Belli viene fermato nella ripartenza. Molta amicizia anche in campo tra capitano Flavio Messina e Guido Ricco Belli. Ovviamente inizio del match, tutto congelato per i 60 minuti dell'incontro. Ricco Belli, ancora bravo Notarangelo a fermare Josef Inesad, aggressivo nei limiti però del regolamento. Ora Ricco Belli toglie l'incrocio, la rende tra l'incrocio dei pali e c'è il giallo a Pugliese per il fallo commesso poc'anzi su Amato. Applicata la regola del vantaggio, 7-5 Siena che
con un altro mini break di due reti ricuce. Un altro po' del gap accumulato a inizio incontro alla Junior, che era partita con un 5-0 di parziale nei primi 9 minuti. Notarangelo, Angiolini, Notarangelo, Grassi, Angiolini, Knežević, fallo quando sta per arrivare il 20° minuto. 7-5 Junior Fasano, Angiolini, Knežević, finta e poi non trova clamorosamente la porta con un difensore del Siena, Borgianni, che era praticamente nei 3 metri, a 3 metri da Vito Foio all'interno dell'area di rigore, l'area dei 6 metri per la precisione. Amato, Youssef Inezad, Radovcic, Amato, Ricco Belli, Amato, Youssef Inezad. Ricco Belli da sotto beffa la difesa di Angiolini, è 7-6 Junior. Notarangelo, serve l'invito a parlare De Santis. Che ha qualcosa da dire poi a un atleta del Siena. Beh, in realtà Angiolini, Pignatelli, Knežević, Angiolini, Pignatelli, ancora Knežević, Angiolini, recupera poi il pallone, fa tutto da solo Angiolini. Vito Foio aveva parato a colpire, ma c'è la spinta su Angiolini, quindi punizione per la Junior Fasano. Knežević, ed è il time out chiamato da Francesca Ancona quando sono trascorsi 21 minuti e 6 secondi del primo tempo. 7-6 Junior, con il Siena che è tornato in partita dopo l'inizio da dimenticare. Finito il time out, con la Junior che ha il possesso palla in attacco, ovviamente essendo stato chiamato da Francesca Ancona. Angiolini, Knežević, Angiolini riceve da Knežević, ancora scambio tra i due, palla a Pignatelli. Più intensa era la difesa del Siena, con Angiolini che però aggira Youssef Inezad sotto passivo e batte Foio. 8-6 Junior, 22esimo quasi di gioco. Mentre al posto di Radovcic ha fatto il suo ingresso in campo col numero 9 Filippo Pasini, che va nel, ora a tagliare col, nel suo classico ruolo di pivot, dove c'è anche in campo Edoardo Dalmedico. Però perdono palla gli atleti del Siena e Fleo Messina conclude la ripartenza veloce, riportando a più 3 la Junior e battendo Vito Foio. 9-6 Junior, a 8 dal termine del primo tempo, ben disputato finora dalla Junior Fasano. Quindi riposo per Borgianni, riposo anche per casa.
Riccobelli non trova la porta alla destra di Pavani e può ripartire nuovamente con Knežević, la Junior, Notarangelo, Angiolini, ancora una volta riesce a servire Pignatelli con la presenza in area sia di Bronzo che di Angiolini, e Pignatelli trova la rete, torna più 4 la Junior dopo 23 minuti. Junior 10, Siena 6. Applausi scroscianti dalla palestra Zizzi. Riccobelli, Josef Inesan, Amato, Del Medico, Amato fa tutto da solo, Notarangelo questa volta non riesce a difendere, viene battuto Pavani, 10-7, settima rete del Siena, 23 minuti e 40 secondi di gioco. Notarangelo, grandissima rete di Notarangelo, grandissima rete di Notarangelo che chiude col polso spiazzando Vito Fovio, 11-7 Junior. Richiamato in panca anche Riccobelli, rientra Amato, Josef Inesan, Casa, Amato, Del Medico, Amato, Notarangelo, Josef Inesan lo evita e arriva fino alla conclusione con Pugliese che poteva anche stringere un po' in quella circostanza. 11-8, ottava rete del Siena, siamo per entrare negli ultimi 5 primi di questa frazione d'apertura dell'incontro tra Junior e Siena. Knežević, Angiolini, Knežević, Grassi, Knežević, Angiolini, uno contro uno tentato prima Notarangelo, poi lascia Pugliese che realizza una grandissima rete, traversa, gol, 12-8 Junior. Sta funzionando molto bene l'attacco della Junior questa sera. Josef Inesan ora viene fermato da Notarangelo che si fa perdonare anche, diciamo, la leggerezza nell'azione difensiva precedente. Josef Inesan, Amato, Del Medico, Casa, Josef Inesan, Amato, bravo Amato a incrociare trovando con l'aiuto del palo la nona rete del Siena, 12-9 Junior, 26 minuti di gioco in questo istante. Pugliese, Notarangelo, Angiolini, Knežević, pensa a qualcosa Boris Lisica per cambiare un po' l'andamento di questo match per la sua squadra sul fronte difensivo. Notarangelo, Knežević, Grassi, Notarangelo, Angiolini, Knežević, ancora Angiolini, gli sfugge il pallone di mano, Vito Fovio, passa di Pasiri, ma Notarangelo bravissimo a recuperare la sfera anticipando Pasini, ed è il nuovo possesso palla Junior. Questa volta l'errore, c'è da dire, è stato di Vito Fovio che non ha calcolato bene il lancio per Pasini, poteva cercare anche una soluzione più ravvicinata. Bravo comunque Notarangelo a capire le intenzioni, andare ad anticipare tutti. E ora attacca la Junior con Knežević, Notarangelo, Angiolini, Knežević, Notarangelo, entra come un treno e c'è il 7 metri e 2 minuti anche per Del Medico che ha spinto al momento della conclusione da dietro Notarangelo e da regolamento c'è l'esclusione temporanea. Knežević contro Fovio, si ripete il duello, 27 minuti
6 secondi di questo incontro. Knezevic sul fischio, tira subito senza finte e trova la 13esima rete biancazzurra di serata. ...27-19 il punteggio. Borgianni in campo al posto di Almerico, o meglio al posto di Vito Fovio, con la porta sguarnita. Non funziona, non funziona, non funziona. Borgianni, Amato, Lucio Finesad, time out chiamato questa volta da Boris Lizza quando siamo a 27 minuti 46 secondi di gioco. Punteggio 13-9 a favore della Junior. Andiamo a vedere in questo time out quella che è la sesta giornata di ritorno, 19esima giornata di campionato. Si giocano esclusivamente Junior Siena davanti ai nostri occhi. Conversano Pressano e Fondi Pressanone rinviate. Caetano Bolzano al 18 marzo, Merano Eppano al 4 marzo, Colonia e Cassano Magnago 4 marzo e Sassari Trieste 11 aprile. 4 gare rinviate a causa dell'emergenza coronavirus. Classifica la vigilia dell'incontro: Conversano capolista con 30 punti, 28 Bolzano, 26 Siena, Cassano Magnago e Sassari 25, Bressanone 24, Pressano 17, Merano 16, Junior Fasano 13, Fondi 11, Trieste, Eppan e Gaeta 10, Colonie 5. Una gara in meno per Junior Fasano e Cassano Magnago, che dopo il 22-25 dell'andata di qualche giorno fa ha visto il giudice sportivo annullare il risultato dell'incontro, gara che si doveva ripetere per un errore arbitrale. Gara che quindi sarà ripetuta in una data ancora non definita, quindi asterisco anche per la Junior Fasano, nonostante non sia stata colpita dall'emergenza coronavirus. Mentre ripreso il gioco con Youssef Inesad che riesce a spiazzare Pavani 13-10, ultimi due minuti della prima frazione, più tre Junior. Pignatelli, Angiolini, Knezevic, Notarangelo, Knezevic, Angiolini, Knezevic, Notarangelo, oh, apre bene per Pugliese che però trova la risposta di Vito Fovio, poi pressing alto di Angiolini su Bronzo. Ecco l'uomo in meno, il Siena riesce a resistere a all'attacco della Junior. Ora attacca a ranghi completi con la porta libera, sempre la Ego Handball Siena. Pasini, Youssef Inesad, cerca l'anticipo Knezevic, palla poi per Bronzo che trova il secondo gol. Parziale 2-0 nonostante l'uomo in meno per il Siena. Quando siamo nell'ultimo minuto, 50 secondi al termine della prima frazione, rientra anche, entrano tutti a disposizione dopo la sospensione, scusa temporanea, le file del Siena. Ultimi 40 secondi, 13-11 a favore della Junior. Angiolini, Knezevic, Notarangelo, Angiolini, Knezevic, Angiolini, ancora i due scambiano ripetutamente. Pugliese si alza, tira e beffa Vito Fovio. 14-11, 15 secondi al termine della frazione. Youssef Inesad forza in maniera incomprensibile una conclusione con Fremo Messina che in contropiede realizza anche il più 4. 15-11 Junior, e si andrà con questo risultato rispogliato all'intervallo. Ed è stata veramente ingiustificabile questa conclusione di Youssef Inesad, che a 15 secondi dal termine ha forzato una conclusione e la Junior è stata veramente letale nella ripartenza veloce. Scuote il capo Boris Lisica per questa giocata dei suoi. Applausi a scena aperta del pubblico della Zizzi per questo primo tempo della Junior. 15 Junior, 11 Siena. Ci vediamo nella ripresa.
ripartita la gara tra Junior Fasano e Siena, col Siena che avrà la palla del primo attacco della ripresa. Si parte dal 15-11 a favore della Junior, col mini break di 2-0 che ha riportato sul più 4 la formazione di casa allenata da Francesco Ancona, che ha disputato un'ottima prima frazione a discapito di un Siena che invece è stata la protagonista di una via da dimenticare. Ora Fredo Messina e Paolo De Sanzi hanno recuperato palla, ma fallosamente, a giudizio corretto dei due arbitri. Si riparte con un tiro di punizione a favore del Siena. Diciamo Siena che era stato protagonista di una via da assolutamente dimenticare, 5-0 di parziale per la Junior, poi era rientrato fino al meno 1 e la Junior è riuscita poi a tenere di momento a distanza. Ora Pavani, nonostante c'è stato il muro della difesa della Junior, però sul tiro di casa Pavani è riuscito a intervenire, poi Angiolini praticamente lascia nelle mani di Ricco Belli il pallone. Ora Radovicic contro Pavani ed è il mini break questa volta di due reti a favore della Siena. 15-13, in un minuto torna a meno 2 la formazione toscana, con un errore prima di Pavani che non ha letto il muro della difesa biancazzurra, si è lasciato spezzare una conclusione non irresistibile. E ora con Angiolini che ha lasciato il pallone nelle mani di Ricco Belli, che nonostante poi l'intervento falloso di un atleta della Junior è riuscito a lanciare il compagno Demis Radovicic, anche lui ex Junior, al pari di Bronzo, Fovio e Ricco Belli appunto. Ora Angiolini 7 metri, c'è un 2 minuti per Youssef Inezad per questo fallo su Angiolini. E cioè 7 metri fuori della Junior, col cronometro fermo a 1 minuto e 46 secondi di gioco dell'Eban, che proverà a neutralizzare la conclusione di Knezevic. Knezevic contro l'Eban. Col piede l'Eban nega la rete a Knezevic, conclusione non ottimale quella di Knezevic, che ha provato a sorprendere con la conclusione diciamo a altezza dei piedi di Leban, che è rimasto fermo e col piede sinistro è neutralizzato appunto il 7 metri. Ricco Belli dall'altra parte, occasione per il meno 1 per il Siena, che attacca con un uomo in meno, o meglio con la porta libera. Ora torna Fovio, priva di ala sinistra, in attacco il Siena. Braccio alzato del passivo, Ricco Belli fa tutto da solo, Pavani legge la conclusione, la tocca ed è rimessa a favore della Junior all'interno dell'area dei 6 metri. Applausi della panchina fasanese, Junior che può attaccare ora con Angiolini, Knezevic, Notarangelo, Knezevic, Angiolini, Angiolini finge il tiro, serve nuovamente Knezevic dietro, palla poi a Pignatelli all'ala che riesce a tenere il pallone in gioco. Angiolini, Knezevic, non trova spazi la Junior e Notarangelo, poi non riesce a salire Pugliese e c'è la doppia poi di Radovicic, Pugliese, Angiolini. Knezevic, nuovo attacco quindi per la Junior, che Knezevic ha spazio col piede, grandissima parata di Vito Fovio, grandissimo intervento che tiene a galla i suoi. 3 minuti e 40 secondi, 15 Junior, 13 Siena. Non riesce a sfruttare la superiorità numerica la compagine bianca-azzurra, era già accaduto anche nella prima frazione. Casa, Borgianni, Ricco Belli, Amato, Ricco Belli, bravissimo Angiolini a neutralizzare e a servire poi i suoi compagni, ripartenza veloce, Pugliese contro Fovio, ancora Fovio su Pugliese, grandissimo intervento, secondo consecutivo di Vito Fovio, e attacca ora a pieno organico il Siena, che trova con Casa
la rete del meno 1, 15-14, 4 minuti e 31 secondi. Notarangio fa tutto da solo, coglie la traversa Davide Notarangelo. Aveva trovato un varco centrale direttamente sulla ripartenza dopo la rete subita. E ora deve difendersi dal tentativo di pareggiare la formazione ospite, che attacca con Amato. Ricco Belli, casa Ricco Belli, casa, dietro la schiena il tentativo, il servizio di casa per Radocic, che poi serve Ricco Belli, braccio alzato del passivo, Amato, Bronzo, fallo, 5 minuti e 20 secondi. Ancora braccio alzato ovviamente del passivo, Amato per Radovicic, che con una magia pallonetto. C'è anche la scusa di apparare per Notarangelo, che ha colpito Amato nel taglio, e c'è 15 pari al quinto minuto e 31 secondi dalla ripresa. 9 minuti senza realizzare reti all'inizio del match per il Siena. Ora è la Junior che in questo avvio di ripresa è arrivato a quasi 6 minuti senza andare a rete. Una traversa colpita da Notarangelo e un 7 metri parato da Leban a Knežević, le due occasioni più ghiotte a favore della Junior. Ora riparte il cronometro, riparte il gioco, 5 minuti e 34 secondi. Pugliese, Angiolini, fallo su Angiolini, bacio alzato del passivo anche per la Junior. Angiolini, conclusione da sotto, parata facilmente da Vito Foglio, e il Siena può andare ora a cercare il più uno. Knežević si cambia con Flavio Messina. Amato, Ricco Belli, palo di Ricco Belli, che reclama anche per un probabile fallo al momento della conclusione, ma si riparte ancora dal 15 pari dopo 7 minuti dall'inizio della ripresa. Junior ancora a secco nel secondo tempo, è entrato Enrico al posto di Pugliese. Per il resto stessi uomini in attacco del primo tempo, anzi al posto di Notarangelo, con la porta libera. Notarangelo che ha subito l'esclusione temporanea nell'azione precedente. Ora Angiolini riesce a trovare una rete fortunata, perché prima ha rischiato di perdere il pallone con la porta libera, poi Fovio aveva neutralizzato la conclusione e poi è terminato ugualmente in rete, quindi doppia circostanza felice per Pippo Angiolini. Ritorna avanti la Junior, che ha sbloccato quindi dopo 7 minuti e 30 secondi il proprio score del secondo tempo, 16-11 il punteggio. Amato, Ricco Belli, servito Borgianni, viene fermato dalla chiusura di Notarangelo, rientrato in campo dopo l'esclusione temporanea. Pro De Santis, Flavio Messina, Ricco Belli, Bronzo, Amato, casa, grande rete di casa che dalla lunga distanza incrocia, trovando proprio l'incrocio dei pali. 16 pari il punteggio. Notarangelo prova a fare tutto da solo per vie centrali, Knežević, Angiolini,
Notarangelo, Angiolini. Momento un po' complicato del match per la Junior, che si è vista raggiungere dal Siena dopo un ottimo primo tempo. Nono minuto di gioco, 16 pari il punteggio, 9 metri fuori la Junior. Notarangelo, Knezevic. Stessa configurazione ora offensiva del primo tempo. Knezevic, Angiolini si alza, trova la deviazione di Casa ed è rimessa ancora fuori la Junior. Angiolini, Knezevic passivo, segnalato ai due arbitri. Notarangelo, Angiolini, Notarangelo, rete di Notarangelo. Che spiazza Fovio sul muro di Borgianni. 17-16 Junior, quando si sta concludendo il primo terzo di questa ripresa. 17-16 dunque il punteggio. Amato, Ricco Belli, Casa, mentre sta per entrare anche Angeloni. Ricco Belli, Casa, ottimo l'intervento di Pavani, poi Pignatelli recupera il pallone, lancia subito Paolo De Santis, che poi prova a servire Pugliese, fatica a trovare lo spazio. Quindi ora c'è il cambio, Angeloni, Angiolini in attacco. Pignatelli, Angeloni, Knezevic, atleta Teramano, arrivato quest'anno alla corte del tecnico Francesco Ancona, molto giovane anche lui. Angeloni non riesce a servire Notarangelo, è contropiede, partenza veloce con Casa che batte Pavani. 17 pari dopo 11 minuti. Knezevic, Angeloni, schiaccia per Pugliese e trova ancora una volta il respiro di Vito Fabio. Radovcic aggira Angeloni, poi ottimo Pavani nell'intervento questa volta su Radovcic. Fase un po' confusionale del match. 17 pari, sempre il punteggio. C'è anche spazio ora per Enrico, che abbiamo visto già per qualche sprazzo di gioco in campo precedenza. Angeloni, Notarangelo, Grassi, Knezevic, Angeloni, Knezevic, Notarangelo, evita Casa e in penetrazione trova il 18-17. Veramente ottimo l'ingresso in campo anche di questa partita di Casa, mentre viene fermato il cronometro per asciugare il parquet. Con queste percussioni Notarangelo sta facendo molto bene, anche lui atleta giovanissimo, una Junior in ricostruzione. Col cronometro fermo andiamo anche, mentre sta per ripartire il gioco, a parlare di quella classifica realizzatori, che alla vigilia di questo incontro vedeva Lombardi del Gaeta primo con 143 reti, a seguire Nikocevic, Pressano 132, Cucciura del Brixen 129 reti, quarto Sperti 122, quinto Radovcic del Siena proprio qui in campo 114 reti. I migliori della Junior, Angiolini 84 reti e Bargelli 80, rispettivamente 14esimo e 19esimo della classifica dei migliori realizzatori. Youssef Inezzad ora non trova la porta sulla conclusione. Notarangelo, Angeloni, De Santis, Pignatelli, Notarangelo, Knezevic, Angeloni, Knezevic, Notarangelo, Angeloni, Knezevic, Notarangelo, Angeloni, Knezevic. Grande parata di Fovio su Knezevic, che ovviamente atleta espertissimo, si muove a tempo di dovere. Ora Angeloni commette fallo su Casa,
che aveva sbagliato il servizio per Borgianni, ostacolato però da Sesto Angeloni. 13 minuti, 20 secondi di gioco, 18-17 Junior. Ricco Belli, Amato, Yusef Inezad, Ricco Belli, Amato, Borgianni, Ricco Belli, Yusef Inezad, Amato, Ricco Belli, Yusef Inezad, braccio alzato del passivo, Amato, fa tutto da solo e trova la rete, incrociando. Notarangelo, spinge la Junior, Angeloni, Notarangelo. Escono in tre la Junior, Messina, Paolo De Santis e Angeloni, rientrano Grassi, Knezevic e Angiolini, che ha rifiatato. Knezevic, Angiolini, 18 pari, 14esimo della ripresa. Grassi, Notarangelo, Angiolini, Knezevic, fermato da Ricco Belli fallosamente. Si parte dai 10 metri circa, anzi dai 9 metri. Grassi, Angiolini, Notarangelo, Angiolini, fa tutto da solo e trova il nuovo più uno Euro, 19-18. Ricco Belli, rischio, passi, Amato, Ricco Belli, Ricco Belli, Amato, Yusef Inezad, Borgianni, esce come sempre la linea dei 6 metri, Yusef Inezad, Ricco Belli, Amato, fermato da Angiolini, ottimo ancora approccio difensivo della Junior. Amato, passivo alzato, ennesimo passivo. Ora Notarangelo trattiene Yusef Inezad, rischia anche l'esclusione temporanea. Poi però sulla linea dei 6 metri Borgianni aveva battuto Pavani, 19 pari il punteggio, 15esimo minuto, 36 secondi. Questa volta effettivamente ci poteva stare l'esclusione temporanea seconda per Notarangelo, ingenuo vedutosi sfuggire la marcatura. Yusef Inezad, poi comunque rete per il Siena. 16esimo minuto, Notarangelo, De Santis, Leo, che fa rifiatare Marco Knezevic, Angiolini, Notarangelo. Notarangelo fa tutto da solo, Leo De Santis, Enrico, Notarangelo, braccio del passivo alzato, Notarangelo scivola, poi Leo De Santis prova a fare tutto da solo. E poi c'era forse una doppia sotto fallo, era a casa, spazio avanti a sé e c'è lo sfondo, anzi è clamoroso errore. Anche qui un abbaglio arbitrale con un vistoso fallo in attacco, capovolta dai due arbitri. Ma Yusef Inezad, Amato, Ricco Belli, errori come sempre da ambo le parti, c'è da dire, nulla contro nessuno. Amato, Ricco Belli, braccio sempre alzato del passivo, Notarangelo intercetta il passaggio e si invola contro Vito Fovio, prima finta, parata di Fovio, poi Bronzo prova a salvare tu e Vito Fovio fallo gnorri per far recuperare i suoi, finge di avere ancora il possesso palla a proprio favore. 19 pari, poteva sfruttare meglio questa ripartenza la Junior con Notarangelo, che ci ha pensato forse troppo con rallentando i passettini di approccio alla porta di Fovio. Ma siamo sempre in parità, quasi 18esimo minuto, 12 al termine della contesa, 19 pari, Angiolini, Leo De Santis, Enrico contro Fovio, sfortunatissimo Enrico che aveva bruciato anticipando Fovio ma sul primo palo, ma il palo stesso ha negato poi la gioia del gol all'atleta Campano, anche lui il nuovo arrivo. 19 pari, 18 minuti nella ripresa. Yusef Inezad, Radovcic,
Amato, Casa, Bronzo, Amato, Yusuf Inesad, Radovcic, Amato, recupera Leo De Santis, serve centralmente Angiolini, Angiolini da solo contro Fovio, spacca la porta e trova il 20-19 al 19° minuto quasi di gioco. Casa, Bronzo, che voleva essere servito prima. Ovviamente non c'è più il cambio con Pignatelli, attacco difesa, perché sarebbe cambio lunghissimo. Ed è Pignatelli che difende ora nella sua zona di pertinenza. Radovcic, Casa, Bronzo, e c'è 7 metri sicuramente per intervento di spalla, e c'è anche il scusa temporanea per Pignatelli, visto volontario l'intervento difensivo di Pignatelli con la spalla su Bronzo. Due minuti in panca per Pignatelli, ora Radovcic contro Pavani, quando mancano 11 minuti al termine dell'incontro. Radovcic contro Pavani, para Pavani, poi il pallone finisce ugualmente in rete, 20 pari. Applausi comunque per il portiere giovanissimo della Junior, Notarangelo. Leo De Santis, Knezevic che entra al posto di Pavani e va da centrale con Leo De Santis, deve occupare la sua posizione di ala sinistra. Angiolini, Knezevic, Notarangelo, Knezevic, Grassi, Angiolini, Notarangelo, muro di Notarangelo, poi c'è rimessa fuori della Junior. De Santis, Knezevic, sempre porta libera la Junior, e c'è il cronometro che viene fermato probabilmente per asciugare il parquet. 20 minuti 12 secondi, 20 pari il punteggio. Prossima giornata che vedrà in campo Cassano Magnago Fondi, Siena Sassari, Trieste Merano, Brixen Gaeta, Eppan Colonia, Bozen Conversano, Pressano Junior Fasano. Nuova sfida quindi col Pressano per la Junior, che è stata sconfitta, mentre c'è il tema chiamato da Francesca Ancona, sconfitta proprio a Siena al Palaestra in Coppa Italia, alla formazione trentina per 25-23. Invece il Siena tra le mura amiche ha fatto tutto il percorso fino alla finale, superando prima il Trieste per 30-24 ai quarti di finale, Bressano stesso 22-20 in semifinale, e poi è stata fermata dal Bolzano vittorioso nell'atto conclusivo che assieme al trofeo per 32-29. Siena che ha condotto praticamente in testa tutto il girone d'andata, a cavallo tra la fine del primo tempo e del giorno d'andata e l'inizio del giorno di ritorno. Ha perso qualche incontro, quindi si è fatta rimontare dalle altre squadre, con Conversano che è andata in testa in solitario, Conversano che ha anche vinto a domicilio, Bolzano che ha superato a sua volta. Il Siena, anche il Cassano Magnago l'aveva superato in graduatoria, ma si è visto togliere i due punti conquistati proprio qui a Fasano, col match come detto prima da rigiocare. Si è concluso il time out, riparte il gioco, braccio del passivo in alto, non riesce Grassi a raggiungere, Notarangelo a raggiungere il pallone, e poi ripartire ora il Siena velocemente, poi rallenta Radovcic.
ed è ora alla ricerca del più uno la formazione toscana. 20 pari, quasi 21esimo della ripresa. Amato, Bronzo, fa tutto da solo, traversa di Bronzo e quindi non riesce a portare per la prima volta avanti nel punteggio i propri compagni di squadra. Questa volta fortunata la Junior. Porta nuovamente libera con questa volta Pugliese in campo. Ora tutti a disposizione. Angiolini, Knezevic, Pugliese, Angiolini, doppio pivot sempre per la Junior, con Tarangelo e Grassi sulla linea dei 6 metri. Ottimo servizio di Knezevic per Grassi, che viene, riesce a bloccare il pallone, viene fermato da Amato. 9 metri a fuori della Junior. Angiolini, Knezevic, finta, doppia finta, ancora Angiolini, tenuto fuori dai 9 metri da Youssef Inezad. Angiolini, questa volta si alza, muro di casa, e da passivo alzato Knezevic, prova il sottomano coi piedi, poi Youssef Inezad, c'è sempre il braccio alzato del passivo, Grassi, Knezevic, Fovio, para, ed è a 8 punti dal termine. Nuovamente il Siena a cercare il più uno. Sarà Bargelli a entrare in campo negli ultimi secondi, negli ultimi minuti di questo match. Youssef Inezad, casa, Pavani, para, il tentativo di casa, ed è nuovamente la Junior in attacco con Otarangelo. Angiolini, rete di Angiolini sotto le gambe di Vito Fovio. 21-20 Junior a 7 dal termine. Veramente la Junior ha disputato tante brutte partite quest'anno, ma oggi meriterebbe ritornare con l'intero bottino per quanto espresso a livello di intensità all'interno del match. Intensità già vista come approccio positivo a Siena proprio in Coppa Italia contro il Bressano. Ora però c'è da difendere, Amato ha spazio, fa tutto da solo, non difende la Juve centralmente, c'è il 21 pari di Amato, proprio Messina, Angiolini, Notarangelo, gli sfugge però non riesce a conquistare, Pugliese, Angiolini, Pugliese, poi Pugliese, però De Santis, che hanno condotto anche l'attacco in doppio pivot entrambi. Entrano Knezevic e Bargelli, esordio quindi nel match per Bargelli a 6 minuti dal termine. 21 pari il punteggio. Knezevic, Bargelli, Angiolini, fa tutto da solo Angiolini nella deviazione del muro, Fovio poi addormenta il pallone e lo blocca. Time out chiamato da Lisica a 5 minuti e 51 secondi dal termine della contesa, sul 21 pari, sul Siena in attacco alla ricerca del primo vantaggio del suo match. Chiuso il time out
di Lisa, ripartito il gioco. 24 minuti, 30 secondi in questo istante. Amato, bronzo, fermato da Angiolini, rotola praticamente fino al centrocampo. Del Medico, rientrato anche lui al posto di Borgianni, Ricco Belli. E poi aveva recuperato la palla alla Junior, poi Flau Messina non riesce a raggiungere Paolo De Santis, e Leo De Santis che non si è mai in contropiede. Nuovamente ora il Siena a meno di 5 dal termine a cercare l'attacco del più 1. Passivo alzato. Nota Arancio, recupera un grande pallone. Flau Messina, serve Bargelli. Bargelli si vuole da solo contro Fovio e lo prende in pieno volto. E quindi possesso palla a favore del Siena nuovamente. Ricco Belli nuovamente, 4 al termine, allora non si sente da un po', 25 pari, Radovcic, Amato, Josefine Sad, Ricco Belli, Josefine Sad, Amato, Radovcic, aggira Flau Messina, Ricco Belli, fallo di Messina su Ricco Belli, Del Medico, Amato, Josefine Sad, serve Del Medico che trova il primo vantaggio del Siena a 3 minuti e mezzo dal termine del gol, della partita. 22-21 Siena. Knezevic, Angiolini, Knezevic, Notarangelo, Angiolini, Knezevic, Bargelli, Angiolini, Notarangelo, che va in percussione centrale solitaria. Cronometro nuovamente fermo, nuovamente da asciugare il parquet. Meno di 3 minuti al termine del match. Riparte il gioco. Knezevic, Angiolini, Knezevic, subisce fallo Knezevic, aveva perso il passo palla da Junior. Cronometro fermo nuovamente, ad asciugare il parquet. 2 e mezzo al termine del match. Bargelli sul punto di battuta. Angiolini, Knezevic, ancora Angiolini, fa tutto da solo, entra in area, realizza una grande rete, 22 pari, 2 al termine del match e 15 secondi, casa, Ricco Belli, Youssef Nesad, Radovcic, Amato,
Riccobelli, amato, chiama fuori dal medico Riccobelli, amato Giuseppe Finesan. Radovcic come secondo pivot, intanto braccio al passivo alzato, Riccobelli, Giuseppe Finesan, scivoli Finesan e c'è possesso palla Junior, Notarangelo, palla De Santis e c'è da asciugare il parquet. Un minuto e mezzo al termine dell'incontro, c'è il giallo all'Isiza, chiesto il fallo nell'attacco precedente con Giuseppe Finesan che aveva servito praticamente la difesa della Juve. Fiscato fallo in attacco, nella circostanza non abbiamo ben capito i motivi, per ora è Bargelli che andrà a rimettere in gioco. Notarangelo, Gnesevic, Pugliese, un minuto e 20 secondi al termine dell'incontro, 22 pari, Gnesevic, Notarangelo, Angiolini, Gnesevic, terza, Notarangelo, Angiolini, Notarangelo, Gnesevic, fa tutto da solo, viene fermato dal medico, Riccobelli. Un minuto alla conclusione dell'incontro. Angiolini, Gnesevic. Non trovo la porta Gnesevic. E ora a 50 secondi il Siena per trovare il gol e la vittoria. Riccobelli, bronzo. 40 al termine. Scambio di due, ovviamente va per attacco lungo il Siena. Amato. Time out chiamato da Lisiza a 34 secondi dalla conclusione dell'incontro. Sapore amaro in bocca per il pubblico che ha affrontato la palestra di Zizi quest'oggi, che ha accarezzato a lungo il sogno di una vittoria che in realtà può ancora aggiungere in caso di errore immediata di partenza della Junior. Non sarà semplice perché il Siena agli uomini per colpire e per amministrare con saggezza quest'ultima fase offensiva, non rischiando perlomeno di subire il gol e la sconfitta. Applausi scroscianti comunque dal pubblico della Zizi per quelli che oggi sono stati autentici gladiatori della Junior. Dal medico, ripartito il gioco. Riccobelli, Giuseppe Finesan, 28 secondi al termine. Invoca il passivo il pubblico. Si alza in questo momento il braccio. Quando mancano 20 secondi, Radovcic. Dele Santis ruba palla, servito proprio Messina, proprio Messina contro Vito Fovio, la parata di Vito Fovio. E ora ha ancora qualche secondo il Siena per attaccare. Riccobelli tira da lunga distanza, finisce 22 pari con entrambe le compagini che hanno rischiato di vincere. E c'è l'abbraccio bellissimo tra Vito Fovio e Flavio Messina, che ha avuto l'occasione per far vincere ai suoi l'incontro. E sono applausi veramente meritati per entrambe le squadre. Applausi convintissimi per tutti. E ci uniamo anche noi a questo applauso. Una prestazione veramente bellissima da parte della Junior Fasan, che ha con la grinta, col cuore, colmato anche la distanza con la più completa formazione avversaria, con tanti atleti che hanno vinto trofei su trofei. Il Junior che ha carezzato a lungo la vizione della vittoria, ma il risultato finale è 22 pari, che premia un miglior secondo tempo da parte del Siena.
dopo un primo tempo in cui la Junior aveva concluso sul 15-11. Detto questo, vi diamo appuntamento al prossimo incontro della Casalingo per la Junior Fasano, che come detto sarà impegnata sabato a Pressano. Vi salutiamo con questi applausi per tutti gli uomini che hanno regalato questa bella partita in campo.